Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Io sono Elena. Oggi vi presento una collezione make-up di un brand low cost che secondo me è veramente, veramente bellissima. Mi vedete appunto truccata con gli stessi prodotti che andremo a vedere, la collezione La Tropic Exotic di Catrice. Allora, questo è il pacchettino di Douglas, io l'ho acquistata su Douglas, mi è arrivata comodamente a casa. Vi faccio vedere i pezzi che appartengono alla collezione. Allora, innanzitutto vediamo se parto giusto perché i pack sono molto simili. Ok, partiamo dai dalla palette viso che è questa qua. Ok, guardate che bella, bellissima. Poi vi metto le clip qui a lato del trucco che ho realizzato, così potete vedere come ho realizzato i passaggi della realizzazione del trucco, così il video sarà molto più snello, molto più veloce. Insomma, magari lo vedete con più voglia, diciamo, ok? Questa è la bellissima collezione appunto estiva di Catrice. Vi vado a swatchare quella che è la palette viso, che è questa qua, è bellissima. Due illuminanti, uno dorato e invece uno che dà più sul rosato, il blush che è molto molto be bello presente come vedete, e anche la terra è bella luminosa. È una collezione molto molto luminosa, molto 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 estiva. Ok, vado a farvi gli swatches così li vediamo insieme appunto. Ok, guardate un po', questa è la terra, il blush, intanto li mettiamo qui, guardate un po', appena appena appoggiato il dito, ecco, quindi sono secondo me dei bellissimi, bellissimi prodotti, molto scriventi, appunto vi ho detto belli perlescenti, belli luminosi, bellissimi per questa stagione estiva. Andiamo con gli illuminanti di là, guardate un po', l'illuminante non l'ho messo, Sembra una palla stroboscopica così, ma perché in questa stagione divento un pochino più, la mia pelle diventa un pochino più oleosa. Questo e l'altro. Andiamo a trasferirli. Guardate, incredibile. Sono veramente bellissimi. Molto molto belli, tra l'altro i due illuminanti si possono utilizzare all'interno dell'occhio, io ho fatto così, oppure anche come ombretti perché in estate secondo me danno quella luce wow, particolarmente luminosa, diciamo. Ok, e questo è il primo pezzo, poi il pezzo forte secondo me è questa che è la palettina occhi, non so dove metterla, ok, di qua, che è veramente veramente bellissima, guardate i colori. Stupendi, sono veramente stupendi. Adesso andiamo a fare qualche swatches insieme. Allora, dove partiamo? Vediamo un po'. Non so da dove partire, dai, vi faccio prima i matte. Dai, questo ne prendiamo di più, dai. Però è veramente bello luminoso. Li trasferiamo. Vedete? Cioè, pazzeschi. Il bianco vi assicuro che è scrivente perché si utilizza soprattutto per sfumare questi colori. Ho usato questi tre colori sulla transizione sfumandoli con il bianco ed è un ottimo aiuto, veramente. Dai, andiamo un po' di shimmer. Cioè, bellissimi. Trasferiamoli. Pazzeschi, secondo me, molto belli. Tra l'altro dobbiamo considerare anche i prezzi. Adesso ve li dico perché come al solito me li dimentico, devo andare a vedere la fattura che mi ha inserito Douglas all'interno e li vediamo insieme. Dai, andiamo a swatcharla tutta a questo punto, visto che facciamo 30, facciamo anche 31, no? Guardate. Ok, poso la palette, andiamo a trasferirli. Ma veramente,
Veramente, riguardiamola un attimo insieme. Per me è una delle collezioni che sono uscite estive, allora la più secondo me low cost in termini di prezzo, ma in termini di qualità è veramente, veramente, mi sento di dire ottima, veramente ottima. Poi l'altro pezzo della collezione è questo, che è la terra abbronzante, fantastica da usare sia sul viso che sul corpo. Io l'ho utilizzata sul décolleté, poi vedete il video caricato a lato ed è pazzesca. Veramente veramente bella, la andiamo a swatchare un attimo insieme. Guardate che bella, ha un bel colore caldo ed è un po' più matte rispetto al bronzer che c'è all'interno della palettina viso, quindi secondo me è ottima da prendere in combo perché non è assolutamente uguale all'altra. Quindi non rischiate di fare il doppione perché è matte, quindi se qualcuno preferisce avere la terra, appunto, il bronzer matte sul viso anziché quello luminoso, può tranquillamente utilizzare questo e devo dire che questo basterà fino all'anno prossimo e oltre, direi, visto la quantità, però se lo andiamo a utilizzare per il corpo, dai, riusciamo anche a smaltirlo, direi. Ok, nella collezione erano anche presenti un pennello per sfumare le polveri, un pennello da blush molto molto bello, poi vi metterò l'immaginina qua che io ho glissato e non ho comprato sinceramente. E poi c'erano due smalti molto molto carini, però anche quelli diciamo non facevano sicuramente un bel abbinamento con trucco smalto. Adesso sarebbe stato carino e sarebbe stato carino fare anche gli swatches con lo smalto sulle mani, ma siccome io sono una pigra e non faccio molto spesso la manicure, ma lascio molto spesso le mani molto molto semplici, ho glissato e non li ho comprati. Comunque è una collezione molto 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 valida. Tre pezzettini, ma secondo me sono veramente immancabili, gli immancabili da mettere appunto nella nostra collezione make-up. Sono veramente bellissimi, io veramente ve li consiglio tantissimo, soprattutto sia come qualità prezzo, ma anche come qualità degli ombretti, delle polveri, veramente veramente belle. Tra l'altro io poi per truccarmi ho usato tutti i prodotti della Catrice. Ho usato il Ten Sensational, che poi vedrete in utilizzo. Ho usato l'All Around Mascara, questo qua sempre di Catrice. E ho utilizzato come fixing spray quello della linea dell'anno scorso, che è la Bronze Away. Questa era la Bronze Away to Fiji. Ok, visto che non avevo ancora in utilizzo, l'ho usato pochissimo. Devo sbrigarmi e voglio cercare di terminarlo. Ed ha questo finish ultra brillante, che è molto molto bello. Ok, io direi che questo è stato tutto. Vi caricherò le immagini del trucco, mini video ma molto molto intenso. Contenta di essere stata con voi anche oggi. Io vi saluto, vi mando il mio solito mega bacione, non prima di dirvi e di ricordarvi di iscrivervi. Bacione, ciao ciao, alla prossima.